Luigi Di Maio, vice premier nonché ministro per lo sviluppo economico, sta dimostrando tutta la sua criminalità nei confronti della città di Taranto. Non bastava l'assegnazione di Ilva ad ArcelorMittal, ma vedete, risale infatti al 31 dicembre, mentre tutti erano felici e contenti e festeggiavano, la possibilità, l'autorizzazione data ad una società americana, anzi tre autorizzazioni, attraverso le quali questa società potrà effettuare trivellazioni nel Mar Ionio alla ricerca di petrolio. Quindi tre autorizzazioni criminali che distruggono il sistema marino tarantino, perché le trivellazioni alla ricerca del petrolio avverranno con un particolare sistema, quello del cosiddetto air gun. Sono delle bombe d'aria e sonore che vanno a stuprare il sistema marino, vanno a distruggere irreversibilmente appunto l'ecosistema, la flora e la fauna marina. Tre autorizzazioni date il 31 dicembre, mentre si festeggiava, mentre i cittadini di Taranto cercavano così di distrarsi, Di Maio impietosamente appunto continuava a condannare a morte Taranto, quando invece con la legge appunto con la legge di bilancio si sarebbe potuto bloccare questo iter che già era in corso a causa delle scelte del precedente governo. Quindi un governo criminale, il precedente, quello targato PD Renzi Gentiloni, e altre scelte altrettanto criminali di questo governo leghista e pentastellato che continuano sulla falsa riga criminale, appunto, perché distrugge l'ambiente. Immaginate un poco cosa c'è per Taranto. A Taranto abbiamo l'Ilva, abbiamo l'Eni, abbiamo Tempa Rossa e ora si potrà stuprare il mare. Di Maio si comporta come uno stupratore, non di donne, ma uno stupratore dell'ecosistema. Questo è gravissimo, è una vergogna, è il più grande tradimento che il Movimento 5 Stelle potesse fare a Taranto. Sono lontani i tempi in cui il Movimento 5 Stelle, vi ricordate tutte quelle pagliacciate che facevano sulle spiagge? Il nostro mare non si tocca, no alle trivellazioni. Hanno fatto il contrario. E basta con questa storia, con questa favola per cui ecco non possiamo fare niente perché abbiamo una situazione blindata, perché siamo stati costretti appunto a dover dare seguito alle precedenti scelte del precedente governo. No, assolutamente, voi potevate bloccarlo. E in campagna elettorale voi avete dichiarato di fare tutto il contrario di quello che ora state facendo, perché non più no Ilva, no TAP, no TAV, no Quarto Valico, no trivellazione, ora tutto sì. E il ministro Costa, il famoso generale dei carabinieri che faceva le inchieste sull'ambiente, ha autorizzato nel mese di dicembre 18, ci sono 18 autorizzazioni a trivellazioni nel mare Adriatico. Questo è il grande uomo di Stato che difendeva l'ambiente. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che Taranto è diventata una polveriera? Pensate un attimo, e questo non è allarmismo, se dovesse succedere un qualsiasi accidente, un qualsiasi evento particolare per cui veramente Taranto esplode, tra Ilva, tra raffineria e il nostro mare, noi dovremmo vivere di turismo. Guardate alle mie spalle che paesaggio meraviglioso, guardate le immagini della litoranea. Qualcosa che se uno non sapesse che si tratta di Taranto la scambierebbe per i Caraibi. Bene, noi andiamo a distruggere la possibilità per l'economia tarantina di risorgere. Noi dovremmo vivere di mare, invece questo criminale di Di Maio sta uccidendo il nostro mare.
Di Maio si sta comportando come un criminale, perché questi sono crimini contro l'umanità. Uno che ha assegnato l'Ilva ad ArcelorMittal, un governo che ha concesso la possibilità per l'Ilva di aumentare la produzione, e i Wind Days, i bambini chiusi nelle proprie abitazioni perché c'è lo spolverio, perché il vento fa sollevare le polveri. Ma questo l'abbiamo detto altre volte, ora anche il mare, la risorsa più bella di Taranto, che viene violentata, che viene stuprata. Questo significa stuprare Taranto, e non è consentito a nessuno. Vedete, Calenda per me è un criminale, però almeno Calenda ha avuto il coraggio, si è assunto le sue responsabilità, ha ufficialmente dichiarato condannato a morte Taranto. Da ministro dello sviluppo economico, invece Di Maio si è presentato come il santerello e ha ingannato Taranto, e scusatemi l'espressione, si caca sotto politicamente parlando di venire a Taranto, non ha il coraggio, perché dovrebbe andare a spiegare che cosa sta combinando con il nostro mare. Il nostro mare, la cosa che mi ribolle, io quando cammino e per strada mi fermo, ammiro queste bellezze e devo vedere che uno che non era un nullo, uno che non ha mai fatto niente nella sua vita, deve condannarci a morte. Taranto, ribellati. Una volta per sempre, visto che finora purtroppo non l'hai fatto a sufficienza. Vorrei vedere se una cosa del genere succedesse in Francia. Lì ci sono i gilet gialli e Di Maio non se la scamperebbe, non la passerebbe liscia. Che peccato, c'era una volta il mare di Taranto. Ora Di Maio ha deciso di distruggerlo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.